Eccoci qui amici sportivi, buonasera e bentrovati. Ci siamo con Linea Calcio, quindi numero di telefono che vedete già 081 014 42 63 per intervenire in diretta e raccontarci, ecco, parlare di quello che sta succedendo in casa Napoli. È un momento di attesa sostanzialmente con Aurelio De Laurentiis e il Ciolito Simeone che vanno in visita dal Papa e sono momenti di celebrazione. Ieri il Presidente ha festeggiato alla sua maniera i 74 anni, lo ha fatto in occasione anche durante la partita, la finale di Coppa Italia, che ha premiato l'Internazionale Inter, che con doppietta di Lautaro ha ribaltato Gonzales e la Fiorentina e ha portato a casa il titolo, che potrebbe essere il primo di due, perché l'Inter, per quanto sia difficile il compito, affronterà il 10 nella finale di Champions League il Manchester City, che parte naturalmente favorito. Rammarico per il Napoli in tutte e due le occasioni, perché in Coppa Italia si venne fuori dalla manifestazione tricolore, così come ricorderete, ai calci di rigore contro la Cremonese, e in Champions invece da tanto e più volte abbiamo parlato del rammarico per non essere riusciti ad andare oltre lo scoglio abbondantemente alla portata del Milan. Ma diamo anticipazione dei temi. Intanto, con questa mossa da 10, Aurelio De Laurentiis tenta Lucio, che è il nomignolo di Luis Enrique, con un'offerta da 10 milioni per un contratto biennale. E Luis Enrique, che cosa ne pensate? Ieri ne abbiamo parlato anche a lungo, l'abbiamo fatto con l'ex addetto stampa della Roma ai tempi, proprio di Luis Enrique, è allenatore di grande professionalità, di grande metodo, di grande abilità, uomo di sport praticato, però anche detto hombre vertical, cioè uomo e allenatore tecnico di grandissima personalità. Così come, questo va detto, lo sono stati tutti gli allenatori scelti da De Laurentiis nelle varie gestioni tecniche. Ed è per questo forse che ad un certo punto poi si arrivi anche al contrasto tra le parti, considerata la personalità degli allenatori scelti, considerata la personalità che talvolta trasborda dello stesso numero uno azzurro. Napoli, il nodo degli stipendi, questo è un altro punto del quale dovremo parlare, perché c'è il tetto massimo fissato attorno ai 3 milioni e mezzo per i calciatori, ed è una situazione cruciale anche per Piotr Zielinski, no? Che dovrà discutere il suo eventuale rinnovo contrattuale. E poi ancora copertina per Sport Week, di Sport Week per Luciano Spalletti, felice a modo mio. E qui c'è Dotto che indugia un po' sul modo di gioire alla sua maniera di Luciano Spalletti, che è un uomo anche in questo caso dalla fortissima personalità e dalle idee abbastanza chiare, per quello che ha ribadito nell'ultima conferenza stampa seguita alla vittoria sull'Inter. E poi Victor Osimhen, con la sua media realizzativa altissima, 56 gol in 99 partite. Osimhen a quota 100, il trono di cannoniere e il futuro, che è da scrivere, perché si appresta a giocare contro il Bologna nella trasferta del Dallara, la sua partita numero 100 in maglia azzurra. E poi si guarda al futuro anche dal punto di vista dell'organico, con Scalvini e Koopmeiners in pole position, due cambi che sono da Napoli sicuramente. Scalvini, che è cresciuto tantissimo, classe 2003, uno dei talenti cresciuti in casa dell'Atalanta, e Koopmeiners, per il quale già il Napoli ci provò qualche stagione fa, giocatore di 25 anni, di grandissima sostanza, perché è inutile girarci attorno, il Napoli si troverà a sostituire i partenti Ndombele e Demme, e dovrà farlo con qualità, forza, energia, tecnica. E Koopmeiners sicuramente riassume nell'identikit, nel suo DNA, tutte queste caratteristiche. Poi strategie da record: Lucio lancia Gaetano per il finale di stagione. Gianluca Gaetano, che ha realizzato il primo gol in maglia azzurra, lo ha fatto contro l'Inter e lo ha fatto al minuto numero 45 da lui disputati in Serie A, e ha parlato oggi alla radio ufficiale dicendo: "Scudetto e primo gol con il Napoli, un'emozione straordinaria, vogliamo battere il record di 91 punti che al Napoli di Sarri non bastarono per vincere lo scudetto più che meritato nel 2018. Andiamo dall'altra parte del mondo, lo facciamo come? A nuoto? Ad un certo punto sì, in un altro tratto aereo, per salutare il nostro Valerio Fluido Celentano. Ciao Valerio! Ciao Silver, un abbraccio a tutti. Io l'ho messo pure qua, vedi lo scudetto. Vabbè, sì, perché questo è il collegamento scudettato, Scudettato, e dobbiamo ricordarcelo. Fa strano
che ci sia, insomma, l'incertezza, un po' di amarezza, non si capisce quello che sarà il futuro prossimo, però ricordiamocelo tra di noi che, insomma, abbiamo vinto e l'abbiamo fatto talmente in fretta e talmente bene che sembra quasi scontato. Non lo è affatto. No, assolutamente non è scontato. Ti rubo subito un parere, un'opinione su quello che sta succedendo in casa Napoli con le chiacchiere, con Luciano Spalletti che dice che il suo futuro è delineato e i tifosi che hanno addirittura dubbi e perplessità. C'è qualcuno che mi scrive: vedrai o vedrete, tutti i giornalisti sarete poi alla fine presi in contropiede da De Laurentiis che vi sta prendendo in giro. Alla fine rimarrà Spalletti. Spalletti dal canto suo dice che è tutto definito, ma non da ora. Da tempo c'è qualche collega come Salvatore Cajazza che racconta di come Spalletti abbia sotto braccio un quadernone così, sul quale prende appunti e segna, penso da un paio d'anni, tutto quello che non gli è piaciuto, perché poi abbiamo parlato di personalità, c'è anche il modo di essere anche un pizzico permaloso, no? Di un allenatore che però è bravo, bravissimo e ha fatto un capolavoro. E perché dopo il capolavoro? Cioè, quali e quanto forti saranno le ragioni per le quali dopo un capolavoro epocale come questo decidi di non continuare? Secondo me l'hai spiegato bene e mi fanno tenerezza nel senso più buono del termine, quelli che anche a me stanno dicendo: ma io non ci credo, guarda che alla fine il colpo di teatro, si sono messi d'accordo. È possibile il colpo di teatro da parte di De Laurentiis? È possibile il colpo di teatro da parte di Spalletti? Non lo vedo possibile insieme, non vedo le due figure mettersi d'accordo per farlo, e poi a pro di che? Cioè, non ci vedo un vantaggio nel lasciarci così nel limbo per poi dire abbiamo scherzato. Non è uno scherzo che apprezzabile, insomma, non è divertente, ci sta facendo soffrire. Quindi, e poi dobbiamo ricordare anche le cose che sono successe nel passato, insomma, più recente. Anche con Mertens si è detto per tanti mesi: ma poi vedi che alla fine si risolve. E noi dobbiamo sempre leggere tra le righe quello che poi ci dicono anche chiaramente. Mertens, nell'ultimissima intervista in campo, disse: siamo amareggiati, ma il Napoli ci deve riprovare l'anno prossimo con o senza di me. Ce lo disse tranquillamente. Spalletti ce l'ha detto anche chiaramente, non solo nelle ultime interviste, ma anche in passato. E fai bene a dire il fatto del quadernone, perché secondo me lui è da tempo che è un po' insofferente, però bisogna dare atto che, nonostante non fosse a suo agio completamente, lui si è chiuso nel lavoro, ha avuto il rapporto, quello importante, quello con il gruppo e con i calciatori, non hanno mai mollato. E hanno portato avanti e hanno portato a casa un risultato straordinario, nonostante non fosse completamente a suo agio. Quindi io mi concentro su quello. E poi una riflessione va fatta generale: non è il primo Spalletti che fa anche bene e poi decide di cambiare aria. Non lo so, questo è un anno particolare perché cambia la storia. Il Napoli vince, quindi non c'è più la scusa: faccio un percorso e poi mollo perché voglio andare a vincere. A Napoli si può anche vincere, è stato dimostrato quest'anno. Quindi quelli che verranno, speriamo che cambi l'aria. Dovranno sapere questo. Allora, tanti messaggi stanno arrivando. Saluto Fabio Gianmarco, ancora Enrico Porzio che scrive sì a Luis Enrique. Poi ora la coppetta del nonno vale? A proposito della Coppa Italia, li aspetto con il City. La Coppa Italia vale sempre, anzi, ad avvalorare e impreziosire questo percorso di 19 anni per i quali si mette insieme lo scudetto a tre Coppa Italia e due Supercoppe. Ancora. Il Faggio che ci scrive da Sant'Andrea con la D, ma immagino sia Sant'Andrea, errore di battitura, e chiede perché fluido è un nome d'arte? Sì, nasce alla scuola media. C'era il periodo in cui molti miei amici facevano i writers, facevano i disegni sui muri, e io non sono mai stato bravo. Quello doveva essere il nome da artista. Poi mi piaceva scrivere, insomma, i temi con le mie professoresse di italiano, ci andavo sempre d'accordo. Quindi scrittura fluida. Dopodiché arrivò la musica e il mio obiettivo era quello: essere fluido nel modo di suonare. Musica molto fluida per un grande artista come Valerio. Andiamo al telefono, vediamo chi ci ha raggiunto. Pronto? Pronto, buonasera Silver, sono Salvatore da Mater Dei. Come stai, Salvatore? Bene, bene, saluti anche a Valerio e poi alla tua cara sorella.
Italia. Sì. Senti, volevo dirti, noi napoletani perché dobbiamo subire queste violenze? Cioè dico, nel momento che noi dobbiamo gioire, ti dico, come fa un napoletano ad andare a una festa con tanto amore, con tanto spirito di passione, sapendo che un allenatore se ne va, un Kim se ne va? Ma dico io, queste cose non si possono fare dopo che è avvenuta la festa. Ma perché ci dobbiamo sempre intossicare nei momenti di gioia? Voglio trovare una tua risposta e pure di Valerio. Ti ringrazio e lascio pure agli altri la parola, va bene? Grazie, grazie Salvatore, un abbraccio forte. Ma non è colpa di nessuno. Ragazzi, mai come in questo caso non si può neanche additare una particolare stampa. Sì, una parte sì, perché ho già sentito dire in alcuni programmi da ex calciatori, da grandi opinionisti, quello che arriverà l'anno prossimo perlomeno deve vincere lo scudetto e arrivare in semifinale di Champions League. Ho ascoltato tante di quelle cavolate da parte di quelli che addirittura nel valutare la stagione dicono però il Napoli si è fermato ai quarti di Champions. Ma vogliamo prendere e mantenere un po' di contatto con la realtà? Ci rendiamo conto un po' di quello che è successo? Si possono anche sbagliare due partite con ampia complicità anche arbitrale, come è successo in Champions League con il Milan, ma il Milan ha fatto due ottime partite contro il Napoli. Cioè, da queste parti noi siamo sempre molto bravi a riconoscere il merito degli avversari, però ascoltare queste corbellerie. Poi ritorno a quello che mi chiedeva Salvatore per passare la palla a Valerio, non c'è responsabilità di nessuno, è stesso in casa Napoli che si gioca a carte scoperte ormai da un po' di tempo e le vicende sono pubbliche e non è mistero che per Spalletti i fatti siano questi. Per Giuntoli raccontiamo da tempo che Cristiano, che è oggi dirigente di livello assoluto in Serie A dopo 8 anni di contatto diretto con De Laurentiis, se dopo essere riuscito a vincere quello che ha vinto probabilmente è anche giusto che faccia le sue scelte e se è stanco vada altrove, cioè non è reato, così come ci sono le situazioni contrattuali di Zielinski, molto più che di Lozano, e ancora l'interesse per Kim, per Kvaratskhelia, per Osimhen. Perché? Perché sono stati straordinari. E se il Napoli ha vinto con tutti questi punti di vantaggio, è logico che poi dai campionati più ricchi e le squadre più facoltose vengano a guardare, no? Valerio? Assolutamente, ma secondo me la chiave è stata proprio quella, è stato vincere troppo presto. Sembra paradossale dirlo, ma nel momento in cui la situazione del campionato è praticamente archiviata ed erano settimane che si aspettava solamente la matematica, è chiaro che la curiosità del tifoso va verso il futuro, automaticamente le domande che arrivano in conferenza vanno su altre cose che non sono strettamente il campo. Faccio un parallelo velocissimo: adesso si chiede a Mourinho sul suo futuro, e succede in tutte le piazze con tutti gli allenatori, però Mourinho ti può rispondere: adesso io devo pensare alla finale. E quindi chiude tutto e dice: concentriamoci sul campo, non penso nemmeno alla prossima partita di campionato, sto pensando solo alla finale. Nel momento in cui il Napoli, sì, può risponderti: dobbiamo pensare a vincere col Bologna, a vincere con la Sampdoria per mettere altri record, ma è chiaro che il futuro è quello che interessa un po' a tutti. Poi ci sono le frasi un po' sibilline, ci sono alcune uscite del presidente che sono, però sono le solite, quindi non ci dobbiamo nemmeno sorprendere. È un po' come il calciomercato, si apre, si chiude, ma fondamentalmente è sempre aperto perché tutti ne parlano e tutti vogliono sapere quale sarà poi l'orizzonte. Ma tu hai visto ieri com'era tranquillo De Laurentiis anche nel momento in cui ha provato a brindare con Lotito, perché in realtà gli ha stappato la bottiglia addosso e Lotito gliel'ha fatta volare. Però la serenità di Aurelio a cosa è legata? A parte alla vittoria, evidentemente alle idee. Avrà già idee praticabili. Esatto, questo secondo me è uno dei passaggi fondamentali. Se noi magari veniamo presi di sorpresa, non è detto che il presidente sia stato preso di sorpresa, perché si parlano. Spalletti ci ha detto che loro si sono sempre parlati durante tutto l'anno. Io ho avuto un'intuizione quando il Napoli ha dato un'accelerata al mercato l'anno scorso. Ho detto: vuoi vedere che con Giuntoli già c'è aria
di separazione, ma consensuale, con grande stima reciproca intatta. E allora sfrutto l'esperienza di Giuntoli quest'anno, spendo qualcosa in più, così ho già una squadra che, seppure l'anno prossimo non individuo il nuovo direttore sportivo da numero uno, comunque so che è uno che i colpi me li mette, quindi arriva la Spadori. Insomma, lì secondo me De Laurentiis era già pronto. Su Spalletti, come bene o male è successo con quasi tutti gli allenatori, secondo me De Laurentiis ha sempre l'idea di continuare, di tenerli un po' più a lungo, però poi devi confrontarti con un allenatore che ti ha detto: io penso anno per anno, e lo ha detto dall'inizio. È un allenatore che è stato fermo e che adesso si è riaffacciato, potrebbe fermarsi di nuovo. Io ho questo tarlo che probabilmente, se lui ci dice che non ha una panchina pronta, è perché potrebbe anche pensare alla nazionale, perché secondo me è l'evoluzione più logica del tour dell'anima di Spalletti. È stato all'estero. Se non arrivano offerte dalla Premier che lui apprezza, secondo me uno sfizio in una carriera brillante, che comunque alla sua età, oramai Luciano, potrebbe essere andare ad allenare la nazionale. Andiamo al telefono, chi c'è? Pronto? Pronto Silver? Sì. Buonasera, Rosario da Pozzuoli. Caro Rosario, ben trovato, ciao. Carissimo, carissimo. No, Silver, io toglimi questo dubbio perché io non riesco a darmi una risposta. Sì. Qui c'è un'evidente incongruenza tra quello che dice il tecnico, praticamente che dice che in effetti la decisione viene da lontano, quindi probabilmente avrà già parlato con la società in tempi precedenti alla fine del campionato e quindi avrà diciamo, esternato le sue intenzioni. Chiaramente adesso la pecca inoltrata dalla società contrasta con queste diciamo, affermazioni del tecnico. Ecco, No. vorrei capire adesso perché questa pecca è stata inoltrata. No, perché scusami, Valerio, l'ha esercitata. Cioè Sì, l'hai il Napoli ha esercitato il riscatto. Ha fatto una cosa che sì, qualsiasi però imprenditore avrebbe fatto. sì, Perché? no, ho capito, ma se le intenzioni erano quelle di chiudere il Le rapporto, intenzioni di che Spalletti. significa? Ma Com'è? le intenzioni di Del Spalletti, tecnico, di di Spalletti, un dipendente, sì. ma non della società che ha, per intenderci, il coltello dalla parte del manico e può far valere Ecco, no, dico, a i suoi questo punto diritti. ci sono delle possibilità che il tecnico possa rimanere per almeno per un altro anno. E altrimenti deve stare fermo. E appunto, è questo dico. Allora, dico, io non andrei subito a conclusioni, cioè ci sarà anche una possibilità. Se il Napoli ha fatto valere questa sua, diciamo, questa clausola del contratto di un anno, quindi io credo ci sarà possibilità che possa restare ancora un anno il tecnico. E lo chiediamo a Valerio. Rosario, Ecco, e intanto. poi, Vai, vai, vai. ecco, un'ultima cosa volevo dire, Sì. per quanto riguarda eventualmente vada via, cioè De Laurentiis ci ha dimostrato che all'improvviso può prendere tecnici impensabili, tipo Sarri, no? Certo. Io ero uno di quelli che O dissi Benitez. all'inizio, perché lui fu fulminato, diciamo, cioè incantato, chiedo scusa, dalla bellezza del calcio di Sarri. E quindi io credo che non andiamo troppo dietro questi nomi altisonanti con grossi ingaggi. Probabilmente diciamo il presidente può pescare nel campionato italiano. Io vedrei bene Palladino, sinceramente, Ah, perché Palladino. Palladino, ecco, pur essendo un tecnico, diciamo, meno. Diciamo non super pagato o di grande esperienza, però riesce a far giocare bene la sua squadra. E secondo me il presidente vuole un tecnico che metta bene la squadra in campo con un bel gioco. E infatti lui è affascinato dal gioco italiano, ma anche Palladino non sarebbe male, attenzione, che Monza gioca bene. Quindi io Molto. credo anche questo, con un buon direttore sportivo, tipo Benitez, ad affiancarlo con esperienza. Va bene, Non so, la Rosario, battuta. hai fatto un giro molto Grazie. ampio, ne parliamo. Grazie intanto per aver chiamato. E aggiungo Vincenzo Cardinale che scrive: buonasera, pienamente d'accordo con la vostra disamina generale. Poi una cosa, parliamoci chiaro: a livello italiano il migliore è Gasperini, per quanto possa essere antipatico, ma se parliamo di calcio potrebbe ripetere quello che ha fatto Spalletti, con una differenza che riguarda un po' il modulo, no? Se vogliamo.
e vedo Valerio che fa salti di gioia, cioè E no, allora mi vengono i tira via gli brividi. striscioni che inneggiano a Gasperini. E Cioè, questo non mi di aspettavo. Gasperi. Non mi aspettavo potessi arrivare già tanto dopo che Spalletti è stato fisso in casa tua, no? Non sono pronto, non sono pronto per un No. passaggio del genere. No, no, rigetto l'idea per troppi motivi e non solo per quelli, insomma, del personaggio Gasperini, dell'uomo Gasperini, che mi ha lasciato spesso perplesso per dichiarazioni e per atteggiamenti, ma anche per una questione proprio di campo. È una squadra che ha sempre puntato sempre e solo sulla fisicità, sul distruggere il gioco degli avversari e poi ripartire. Hanno fatto anche cose straordinarie, ma poi quando è venuta meno quella sorpresa del calcio, del prendere gli uomini a tutto campo, sono in fase calante. L'Atalanta sono un paio di campionati che delude. Quindi spero davvero di no. Significa cambiare modulo, significa cambiare completamente il DNA che il Napoli ha costruito dal post Mazzarri in poi. Perché dopo Mazzarri arriva Benitez e già cambia tutto. Dopo Benitez, insomma, Sarri, poi c'è stato Ancelotti, Gattuso, bene o male, ma comunque hanno tutti avuto un'idea di gioco, di possesso, di dominare la partita e non di mettersi a fare calcio speculativo. Quindi rigetto quest'idea, di Gasperini, che mi sembrerebbe un passo indietro, onestamente. Dobbiamo fermarci, break pubblicitario, poi ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono le 20:32 minuti. Luigi Vattieri scrive dal Club Napoli di Messina, Forza Napoli, il 3 sarò a Napoli per festeggiare. Si gioca il 4, vabbè, tu festeggi il 3 e il 4 poi con Aurelio che ha promesso un mega show. Ma ti ha contattato Valerio, ha contattato anche te? Niente, ancora no, insomma, non Ma fa tu sai, niente. potrebbe arrivarti una telefonata da un momento all'altro. Io sono facile da rintracciare con i vari, poi i miei numeri, qualche addetto ai lavori ce l'ha, quindi Ma non c'è problema, è aspetto. strepitoso, Aurelio. Poi si può dire a molti è simpatico, ad altrettanti molti è antipatico, ma per me, ragazzi, è un fenomeno. Questo qui è il più grande, è uno Ma che. io sono convinto, io non ci ho avuto a che fare, ma io sono convinto che sia anche amabile È se poi lo prendi. divertentissimo. Allora, certe volte, se lo prendi nel momento buono, è favoloso. Se lo si arrabbia e ti manda a quel paese, cioè a me è capitato, diverse volte, però io mi sono messo a ridere, che poi alla fine si mette a ridere anche lui e ti dice, oh, ti sono piaciuto. Cioè, stiamo parlando di un genio, di uno che vede prima degli altri, molto più lontano degli altri. Ragazzi, questa è la storia, perché altrimenti non facevi un capolavoro nell'anno in cui il sistema, boom, viene giù, tu vinci lo scudetto con tutti sti punti, con il settimo monte ingaggi della Serie A, con calciatori che non gli davano 2 lire e oggi valgono tantissimo. È veramente un E fenomeno. adesso ci disperiamo se dovessero partire, che questa poi è la cosa che è il cortocircuito che è successo nell'ambiente. Mamma mia, Kim, 3 pacchetti di 1.000 lire, com'era la. Ti ricordi? E adesso all'idea di perdere Kim siamo molto più preoccupati di quanto lo eravamo di perdere Koulibaly, una roba impronosticabile. Andiamo al telefono, pronto? Oh. Sì. Buonasera Buonasera. a te. Mi chiamo Antonio da Napoli. Antonio, piacere. Piacere è tutto mio, è una bellissima trasmissione. Grazie. E non vedo l'ora che vieni il 4 giugno per festeggiare, noi stiamo festeggiando da due, da io sto festeggiando dal mese di gennaio, dicembre. Sì. Tra l'altro non lo so, perché ero convinto al 100%. Sì. E come se le squadre dietro a noi, io ero proprio convinto al 100% che subivano noi. Cavolo, si prendevano lo scudetto, diciamo. Non voglio offendere, la colpa per me era dei giocatori, perché non potevano mai perdere lo scudetto di Stato, non potevano mai perdere da parte mia, però ognuno la vede a modo suo. No, no, così. Niente, riguardo il fatto diciamo, di Spalletto, Osimhen, i difensori del team, là come siamo, che se lo hanno, per me mi dispiace veramente perché sono ottimi giocatori, Sì. della Spalletto è ottimo allenatore. Che viene qualcuno a posto di Spalletto mi fa piacere perché non è che prima sta sempre allenatore. Si vede per esempio da parte mia,
che ne sa, se si innova Osimhen, a me mi piacerebbe l'attaccante numero 9 della Roma, oppure Vito. Non è che sta, per me non sta all'altezza, non è che sta all'altezza di Osimhen, però mi piacciono questi due nomi a posto di Osimhen. Più Beto, ti dico la verità, più Beto per me che Abraham. Sinceramente la Spadoro quel poco che ha giocato, non è che ha giocato male, ci mancherebbe, non ho niente da dire, forse perché ha trovato poco spazio, non ho niente da dire, però sinceramente se io dovrebbe cacciare 30 milioni per riscattare a lui, io sinceramente parlando l'ho detto da mesi di gennaio, questa mia moglie sta stabilita da lei, non mi è mai piaciuto, forse nel Sassuolo giocavo, forse nel Sassuolo giocavo bene perché giocavano per lui, e sono d'accordo. A me mi piacesse, a posto suo, mi piacesse lo stesso numero 9 della Roma. Già riscattato comunque? Sì, l'ho immaginato comunque. E speriamo che trovi un bel... Forse ti ho rovinato la cena. A posto di Meretta, se ne va anche lui. Ah. Vi auguro un proseguente e buona serata. Che ne pensate di queste sostituzioni che ho detto io? Comunque Antonio, ti faccio i complimenti perché sei simpatico, perché hai interrotto la tua cena o sarà il post cena per chiacchierare con noi alla maniera di un grande personaggio di Teo Teocoli. Veramente grande, grande Antonio. Ti riporto, Valerio, perché ci scrive un amico, una cosa stupenda che viene fuori dal collegamento con te, la scritta linea calcio che sbuca sulle falde del Vesuvio. Ah. Tra poco verrà fuori ed è una cosa molto, molto carina. Bene. E, vabbè, allora cosa rispondi ad Antonio? Beto più di Abraham, sicuramente. Sì, poi se io credo insomma che ci fosse un interessamento per Beto anche l'anno scorso, poi si virò su Simeone. Però Beto è uno di quei profili che secondo me deve esplodere, è pronto ad esplodere, e ci ha fatto vedere buone cose già nel campionato italiano, non è una novità per lui. È chiaro che adesso noi siamo abituati ad uno Osimhen straripante che canalizza tutto il gioco, sai che se butti una palla anche non precisissima lui la raggiunge e crea panico nelle difese avversarie, ci dobbiamo un pochino riabituare. Per quanto riguarda la soluzione interna, Simeone ha una media goal rispetto ai minuti che ha giocato, secondo me straordinaria, e meriterebbe anche di avere una chance. Io non dico di rimanere senza Osimhen con Simeone e Raspadori soltanto, perché la nostra forza quest'anno è stato averli entrambi nel momento in cui è venuto meno Osimhen per infortunio. Però un altro profilo, per esempio, che non sia invadente, perché altrimenti il povero Ciolito dice sono venuto veramente solamente per fare pochi minuti, e molto dipenderà dalla scelta dell'allenatore, perché metti che arriva uno che vuole utilizzare il falso 9 e allora l'idea di Raspadori prima punta diventa preponderante. Vediamo cosa ne pensa il nostro amico al telefono. Pronto? Sì, Silvia, sono Pino dalla Vistoli. Ciao Pino, ciao. Ciao, tutto bene? Comunque, scusami Pino se ti interrompo, ho sbagliato, non ho capito niente. Linea calcio sbucava sul mio monitor e Valerio Fluido che sbuca sulle falde del Vesuvio. Perché io, nel caso della Laurentiis si collegasse, io ogni tanto esco con i miei contatti in modo tale che mi... Ma lo sai cosa ti direbbe? Come ha fatto nell'ultima conferenza con Fiorello, ha detto: Fiore, ti pago io le spese. Io ne stavo parlando con un tuo collega. Io sono disposto a prendere l'aereo una volta al mese per il Napoli e fare questo collegamento. Io credo che sia assurdo, e lo dico con l'amore più assoluto e viscerale, che De Laurentiis non sfrutti il fatto che io sia a New York e che c'è una sede della Serie A qui a New York e si possono fare delle cose straordinarie. Sono già in contatto con loro della Serie A, sono andati a trovarli, sono gentilissimi. Aurelio, dai, sono a tua disposizione. Può darsi gli arrivi questo messaggio. Lo so. Vediamo, Pino, come stai? Sì, io sto a casa, Silver. Avevo già prenotato per 4, 5, 6 giugno a Napoli, solo che mi sono rotto il malleolo del piede destro. Mamma mia, dolorosissimo. Sì, infatti. Devo stare a riposo per un mese, quindi è stato... Brutto, e devi curarla e devi curarla bene, perché è un punto delicatissimo. Infatti me l'hanno detto, cioè non è, allora c'è una frattura ma non è rotto,
del tutto, quindi solo una piccola frattura sul malleolo, però ovviamente devo stare 30 giorni a riposo e poi vediamo. Io sì, volevo dire una cosa, Silver. Allora, io prego, anche perché stando a casa ho tanto tempo, quindi per prego pregare, che Spallettone resta. Sì. Spalletti, come Diego, avrà l'amore eterno da tutti quanti noi, secondo me. Però se dovesse andare via, cioè io credo una cosa, se con quest'aria, ho paura che se resta con quest'aria un po' fredda tra lui e il presidente, e al minimo inghippo, poi magari è troppo tardi se succede, perché succede. Allora secondo me, se deve andare via, meglio che va via adesso. Ho sentito di tutto, i nomi, nomi assurdi. Allora, io sono totalmente contrario a Gasperini per tanti motivi che vanno anche oltre al calcio, e ad Allegri. Sono contrario a Conte, perché bisogna cambiare tutto il modulo. Allora io, se deve venire qualcuno, secondo me, o Luis Enrique per rimanere su questo filone, o Palladino o De Zerbi. Altri nomi io personalmente non ne vedo, per rimanere su questo filone di gioco, perché purtroppo, per fortuna, noi da Sarri a Spalletti ci siamo abituati con il zucchero. Io quando vedo giocare la Juve cambio canale, anche gli juventini, perché non mi piace, non mi gusta. E allora mi piace questo Napoli, mi piaceva il Napoli di Sarri, e quindi spero che viene Luis Enrique, se non rimane San Spallettone. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Un abbraccio. Ospite, complimenti per la scenografia meravigliosa. Buona serata e forza Napoli. Ciao, ciao Pino, grazie. Grazie per aver detto la tua, che commentiamo. Intanto Sandro Taktakishvili, saluti a Silvio e Valerio da Washington DC. Che poi il cognome sembra georgiano, quindi... Sì, è vero. Enrico scrive... Perché la notizia del divorzio prima della fine del campionato? Non sarebbe stato giusto, più giusto, dirlo il 5, almeno per noi tifosi? E sono arrivate le domande, a domanda si esatto, risponde. Esatto, sì, alla fine, quando la domanda arriva, meglio essere chiari, nonostante non si sia detto esplicitamente, però è chiaro, piuttosto che illudere il tifoso e dire frasi alla Higuain, devono stare tranquilli, e poi scappi di notte e vai a fare le visite mediche. Quindi io preferisco più questo. Nel frattempo ci abituiamo all'idea, nel frattempo ci godiamo le ultime partite e ce lo coccoliamo, il Napoli di Spalletti e il nostro mister, perché poi l'idea che dicono tutto a posto, ricominciamo alla grande, e poi a fine campionato abbiamo la doccia gelata, nemmeno è ideale. No, è vero, appunto. Andiamo ancora sugli allenatori. Io ti escludo, mi sento di poterti escludere De Zerbi, che sarebbe stato per me il primo della lista. Però De Zerbi sta troppo bene in Premier League. Una volta che tu arrivi in Premier League, ti ambienti, il campionato più bello e avvincente che c'è al mondo, fai quello che hai fatto al Brighton, dove praticamente sei un eroe e rimarrai per sempre un eroe, poi dici, ma rimango qui, mi godo l'esperienza internazionale, mi consacro, e per quanto Napoli... per un ex come Roberto possa essere sicuramente stimolante, però ad oggi il presente di De Zerbi dice Premier League. Sugli altri, se questa è la rosa, mi piacerebbe molto Luis Enrique, che, ripeto, aveva il soprannome ai tempi della Roma di ombre verticale, quindi grande professionista, grande uomo di sport ancora praticato, ma uno di tempra, No, ma serve perché è uno che l'ambiente romano, cioè questo parallelo che si può fare, Spalletti che ha vissuto Roma e Milano e poi viene a Napoli e si sorprende addirittura di qualcosa che è addirittura eccessivo rispetto a quelle due grandi città. Idem si dica di Luis Enrique, che in qualche intervista lì a Roma ha detto: questo è un ambiente che a volte toglie più che dà. E quindi già uno che conosce questo tipo di dinamiche non sarebbe male, se viene e accetta sa cosa aspettarsi, e quindi viene già armato di quelle che sono le difese o le armi per attaccare. Questo è importante, perché non è un ambiente facile, e ricordiamo che
per una volta non vieni per a Lancelotti, a Napoli non si è vinto, provo a venire e quindi risulto ancora più vincente. Oramai Spalletti la fa, Spalletti ha fregato tutti, perché adesso si è vinto a Napoli e quindi venire per una qualificazione che sarebbe comunque ottima, e comunque hai fatto qualcosa di meno. Quindi questo mi ricollego al discorso di De Zerbi, non avrebbe senso fare un passo indietro come campionato e rischiare poi di non fare quanto già fatto da Spalletti. Quindi serve qualcuno che non è in rampa di lancio, che magari ha già esperienza, tipo Luis Enrique. Al telefono, pronto? Ciao Silver, sono Raffaele. Ciao Un saluto Raffaele. anche a Valerio, un Ciao. saluto grande anche a Valerio. Niente Silver, io non volevo smontare un po' il teorema vostro, però vi ricordo che Luis Enrique, quando ha vinto la Champions, aveva nel Barcellona la difesa Dani Alves, Mascherano, Piqué e Jordi Alba. A centrocampo aveva ancora Xavi, Iniesta e Busquets, e in attacco aveva Messi, Suarez e Neymar. Sì. Quindi, no, voglio dire, per me va bene anche lui, però Ti non ricordo. diciamo che se arriva lui poi No, ma lui è siamo molto, è un attenti. ottimo organizzatore di gioco e scopritore di giovani. Ti ricordo anche che ci sono stati allenatori blasonati con tante medaglie che con tutti questi calciatori hanno fatto figuracce. Sì, no, ci mancherebbe Quindi. altro, il ragionamento, però volevo solo dire che siamo attenti che non è matematica la cosa. No, ma no, noi non stiamo dicendo che se viene Luis Enrique vinci sicuro. Stiamo dicendo, pensiamo che comunque ci voglia un allenatore con esperienza, una certa esperienza per raccogliere poi quello che potrebbe lasciare Spalletti, o no? O tu Siamo d'accordissimo. No, no, punteresti no, no. su un Siamo giovane? d'accordissimo. No, io potrei puntare anche su un giovane, ma anche De Zerbi, che poteva qualificarsi in Champions. Le due partite che doveva recuperare, ha perso 5-1 in casa con Nottingham e 4-1 con Newcastle a Newcastle. Quindi, cioè, voglio dire, io prenderei uno giovane, quasi sconosciuto, perché poi sono i giocatori che vincono le partite, non gli Vabbè. allenatori. Però, scusa, l'ultima cosa sui Sì, giocatori, posso? certo. Allora, a me piacerebbe sia Nico Gonzalez che quello là del Siviglia, Gil, lo spagnolo che l'ho visto contro la Juventus. Li ha Ah. massacrati da solo praticamente. Sì. Bryant è del Sì, Tottenham, credo. Brian Gil, sì. E poi a centrocampo piacerebbe Camavinga. E poi in difesa ci sta questo greco che gioca in Germania, che ha le stesse caratteristiche di Kim, di cui se ne parla molto bene, però adesso non ricordo il nome. Va bene, questo volevo dire. Vi Sì, grazie saluto, vi ringrazio. È Raffaele, un grande Forza Napoli. sempre, ti Ciao, accontenti ciao. di poco comunque, ti accontenti di poco. Enrico chiede, ma la festa a New York la fai il 4? Sì, probabilmente sì. Sto cercando di incastrare un po' di impegni precedenti perché poi con i calendari io sono stato preso un po' alla sprovvista. Molte app, molti calendari portavano la partita, l'ultima partita il 3, poi De Laurentiis ci ha confermato il 4. Si Sì. sa l'orario? Si è saputo l'orario Dovrebbe essere definitivo? alle 19. Dovrebbe essere alle 19. E quindi meno 6, quindi sarebbe l'una di pomeriggio da me e poi si In protrarrebbe verso eterno, in in eterno. esattamente. Quindi ci dobbiamo licenziare da tutti gli altri impegni, ma per il Napoli questo è l'altro. Il Napoli si può fare. Allora, facciamo un break pubblicitario, poi se sei d'accordo ti rubiamo ancora qualche minuto prima di liberarti, Valerio. Pubblicità. Ultimo blocco di Linea Calcio, voglio andare a recuperare, almeno per questa sera, perché poi domani ci sarà l'appuntamento di chiusura di settimana, voglio recuperare ancora o anche qualche messaggio da quanti ci seguono con attenzione sulla pagina Facebook di Canale 8, e Georgiano Sandro Taktakishvili, che ci scrive da Washington DC, proprio come Kvara ci scrive. Poi Alfonso Verruccio, Palladino per 6 mesi buoni è diventato il nuovo Guardiola. Calma, con i giudizi, con le valutazioni sono d'accordo, però è bravo, ha delle idee, soprattutto ha avuto una società che a differenza di altre ha mostrato il coraggio di scommettere, di puntare su uno che aveva in casa. Tu hai visto che casino è venuto fuori a Benevento, Valerio, sono riusciti nell'impresa di retrocedere con una squadra con ingaggi da medio-bassa Serie A, Eh perché? sì, era stata pensata insomma per risalire,
E quella è una situazione dolorosa. Per quanto riguarda Palladino, io mi sono affacciato un pochino a studiarlo. Secondo me ha un grande potenziale, perché il Monza è una buona squadra, però non è una squadra che come prima esperienza in Serie A arriva e ti fa più di 50 punti. Secondo me ha fatto qualcosa di miracoloso. E poi anche la scelta di utilizzare Petagna come prima punta significa che tu devi giocare a pallone, non gli puoi lanciare una palla a caso che lui vada a rincorrere, devi arrivarci col gioco. E quindi quando le squadre piccole che non vanno solamente a distruggere, ma creano e quando riprendono il pallone, quando la riconquistano, ci arrivano con gli scambi e con le idee, io apprezzo, ovviamente concordo con il Calma, che dice il telespettatore, perché è un altro che deve fare molta esperienza e che buttato poi su una panchina importante potrebbe poi bruciarsi. È vero, al telefono pronto. Ciao Silver, buonasera, sono Giovanni da Purigrutta. Ciao Giovanni, come stai? Ciao, ciao, bene, bene. Un saluto anche a Valerio, l'amico bellino che seguo molto su Facebook, insomma. Niente, io volevo porre la questione stadio, perché vivo a Purigrutta e Sì. vivo il disagio di vivere un quartiere con uno stadio così importante qui in città. E quando c'è la partita del Napoli a Purigrutta, noi veramente ci dobbiamo organizzare la giornata per capire quando uscire, quando rientrare, evitare il traffico, eccetera, eccetera. Quindi ho letto che il presidente sta pensando, insieme al comune, di ampliare addirittura la capienza dello stadio. Io sono d'accordo perché io sono uno che vive lo stadio. Però è anche impensabile che a questo punto della storia del calcio Napoli si pensi di avere ancora uno stadio in una città, una metropoli così grande come Napoli. Quindi volevo sapere anche la vostra impressione su questo, cioè se il Napoli merita uno stadio non al centro. È vero che è affascinante, però un po' come il Liverpool, no? Anche il Liverpool ha lo stadio al centro, però Napoli non è il Liverpool, purtroppo non abbiamo tutti i servizi che ha Liverpool. Quindi ecco, la vostra impressione su questo, mi piacerebbe che ne parlaste un po' di più, il disagio, insomma, che vivono i cittadini Futibrutta di avere un impianto sportivo così grande qui a pochi passi. Sì, io ti ringrazio molto Giovanni, ne parliamo. Naturalmente, in realtà ne parliamo da tempo, ne parliamo da tempo immemore. Abbiamo raccontato anche di questi contrasti tra la società calcistica e le varie amministrazioni che si sono succedute, perché poi alla fine non si è mai trovato un vero accordo, c'è stato sempre un esercizio teso allo scaricabarile. Perché naturalmente per De Laurentiis, che intendeva sobbarcarsi le spese eventuali dei lavori, era poi anche logico pretendere l'affidamento in gestione per quanti anni? 20, 30, 40, 50, 90 anni dello stesso impianto, cosa che l'amministrazione, le varie amministrazioni che si sono succedute non hanno mai ritenuto fattibile. Perché? Perché lo stadio di grandi dimensioni che tu racconti non è utilizzato soltanto per il calcio, è utilizzato per l'atletica, è utilizzato per la scherma, ci sono varie attività interne. Quindi questa è un po' la questione per la quale non si andrà mai via da Fuorigrotta ed è molto difficile che le cose possano cambiare, Valerio. Eh sì, io l'ho vissuta, io sono nato e cresciuto a Piazza Vecchia, quindi la sento mia la questione. È un unicum come insomma, la città che ha un'unica squadra, anche in questo siamo abbastanza unici, è uno stadio storico, solo l'idea di rinunciarci fa male, però è anche vero che ti devi confrontare con i tempi che cambiano. E quando si pensa poi ad uno stadio fuori città, comunque un pochino più defilato, poi devi dare la possibilità ai tifosi di arrivarci. Quindi quando Silver parlava dei servizi, è proprio quello, perché anche con lo stadio al centro della città, che in teoria è raggiungibile a piedi da diversi quartieri, e poi non ci sono più le corse della metropolitana, i pullman vengono assaliti e mancano. Insomma, è una questione molto, molto, molto ampia e delicata. Che questa, chissà se questo, perché quest'anno ci sono parole un pochino più distensive tra quelle che sono i rapporti tra De Laurentiis, il sindaco, il prefetto. L'ho sentito un pochino più contento della gestione in generale. Chissà che non ci sia una nuova sinergia e far diventare lo stadio anche qualcosa che funzioni quando non ci sono le partite, come succede in tutti gli altri stadi. Il museo, i ristoranti, crei merchandising, e io l'ho visto anche con lo stadio chiuso, che
i turisti ci passano intorno e vogliono andare a vedere perché sono incuriositi. È un'altra opzione, è un'altra occasione di fare indotto. Dai, che lo stadio Maradona, oggi Maradona, il vecchio San Paolo, ha un fascino tale, come dici tu, che basta semplicemente passarci vicino, che tranquillamente pagheresti anche un biglietto per entrare. Assolutamente, per... anche senza museo. Anche senza museo. Li ho visti entrare. No, ma scherzi, è così da sempre. Uno dei miei sogni da ragazzino era quello. Anche ogni servizio televisivo, sai, quelli classici dei post partita o dei pre partita, i famosi stand up, tutto aveva un valore diverso se si riusciva a realizzare dall'interno dello stadio, perché quella lì è una vera e propria cattedrale, ragazzi, è molto facile, davvero. Al telefono, pronto? Ciao Silver, Salvatore. Ciao Salvatore, ciao. Tutto a posto? È abbastanza, tu? Io sempre chi ha più giudizio lo usi, e in questo caso il giudizio non è stato usato. Saluto anche Valerio. E parlando con Valerio si capisce la mia posizione. Se ti ricordi, io la settimana scorsa ti dicevo: assolutamente per me il merito di questa vittoria va incontrovertibilmente a Spalletti, per quanto l'allenatore, poi è chiaro che in campo vanno i giocatori. Allora, Valerio non ti chiamerà mai De Laurentiis, perché non può fare la prima donna con te, perché non si può mettere al posto tuo, non può avere lui la tua scenografia. Lui fa il cinema, ma lui, se facesse un film, farebbe l'attore, il produttore, il regista, la prima donna, la spalla, farebbe tutto lui. Tant'è vero che la riprova di questo è che alla conferenza stampa della presentazione sul Trentino ha fatto una domanda alla figlia e poi l'ha chiamato pure per nome, Valentino, e poi ha risposto lui. Per cui è talmente una prima donna, è talmente che una persona che, come arriva qualcuno che in un qualche modo può eclissare la sua luce, allora sì, adesso noi diciamo che sicuramente non ci ha mai deluso con gli allenatori, che sì, però non mi dimenticate una cosa: ogni 2 anni se ne vanno, succede sempre qualcosa con questa persona. Si è partiti con un signore che, e lo puoi chiedere lunedì a Montervino al capitano, usteva battendo in due spogliatoi, perché è una cosa, è allucinante, cioè lui vive l'incubo, che noi ci dimentichiamo che i fili d'erba del San Paolo sono i suoi. Ci dimentichiamo che lui è il proprietario, ci dimentichiamo che lui. Se andasse in paradiso, chiedesse a Gesù e andasse in vacanza, dicesse che è a casa sua. Per cui Valerio non ti chiamerà mai, a meno che non compare lui al posto tuo. Se compare lui al posto tuo, e allora, però non sarà mai la tua maschera, deve sparire lui. Silver, sono molto amareggiato, perché dopo 33 anni... e io me li ricordo gli studenti, e io stavo sul campo con una gamba rotta, per cui sono andato con la gamba rotta a vedere la partita del primo scudetto. Quindi è veramente è una tristezza, perché ogni anno succede qualcosa con qualcuno e tutti si legano qualcosa al dito, perché i rapporti umani, chi ha più giudizio lo usi, lo sappiamo che sono proprietari. Però i grandi si fanno da parte e poi ti danno i meriti gli altri, perché è chiaro che se il Napoli vince, e il Napoli comunque di De Laurentiis, è chiaro che se l'anno scorso hai mandato via 5 calciatori di quel calibro e hai ridotto gli stipendi e vinci, sei ancora più abile, ma te lo riconoscono perché è nella vittoria che ti viene riconosciuto, non c'è bisogno che ti metti a strombazza le trombe, perché chi strombazza le trombe è solo per metterti in mostra, lo sappiamo. Chi ha più giudizio lo usi, Silver, ti abbraccio e spero sempre che il lunedì durate un poco di più, perché è l'unica cosa che si può vedere, veramente, tranne sempre, capisci a me, tu mi puoi capire perché mi capisci, tranne per piacere, il signor 50 portieri, per favore. Va bene. Tutto. Ciao, Silver. Ciao, un abbraccio Salvatore, ciao. Noto che comunque neanche la lunga attesa di 33 anni è riuscita poi alla fine a stemperare questo senso di repulsione che hai nei confronti del presidente di Aurelio De Laurentiis, che come dicevamo in modo di premessa può piacere, non piacere, le cose stanno così. Poi nei rapporti ci sono anche le parti,
devo dire, anche Spalletti ha il suo carattere, quindi bisognerebbe conoscerle le cose sempre, e non le conosciamo nel dettaglio. Ultimo amico in linea? Pronto? Pronto? Sì. Cioè in linea? Eh sì. Ah, buonasera. Buonasera a te, ciao. Sono Don Vincenzo Vaticano. Sì. Ho sentito parlare di Luis Enrique della Spagna, l'allenatore. Sì. A me piace come allenatore, ma nel Napoli non ci sta bene. Perché? C'è un perché. Con lui dovrebbe giocare solamente Zielinski e Lokboker, perché se un giocatore della palla per terra andrebbero bene. Però a me piace tantissimo Casperini, perché è un allenatore fortissimo e vincente. Anche se ha questo caratterino un po', diciamolo, però se lui viene a Napoli, la prima partita che vince, in napoletano, lo perdono sicuramente. Il Napoli con lui vincerà la Coppa dei Campioni, per me. Ti ringrazio e vi saluto. Grazie, ciao Vincenzo. Ho aspettato poi su vincerà la Coppa dei Campioni con Casperini, mi è venuto il sotto. No, e sei sbottato, lì non potevi più trattenere. No, è perché non ho capito perché Casperini è vincente e Luis Enrique poi non andrebbe bene. Perché con Luis Enrique possono giocare Zielinski e Lobotka e non tutti gli altri? Il Napoli ha giocato a pallone anche quest'anno, hanno giocato palla a terra Kim, Rachmani, Di Lorenzo, senza Mario Rui. Abbiamo sentito la mancanza di Mario Rui proprio perché abbiamo bisogno di quella regia, di quel giocare palla a terra. Questo è il passato, il presente e il futuro del Napoli. Gasperini, anche se venisse, il Napoli giocherebbe comunque palla a terra, cambierebbe forse un po' lui, ma alla fine si giocherebbe a pallone. Quindi Silver, aspettiamo. Godiamoci ancora queste due partite, abbiamo dei record da fare. Viva Dio. E poi ci risentiamo. Valerio, grazie. Bacio gigante. Un abbraccio fortissimo e complimenti come sempre. Valerio Fluido Celentano, e noi ci lasciamo con questo servizio che riguarda la pallanuoto. La Canottieri Napoli in A2 vince una bella partita importante contro Torino. Servizio riassuntivo, e noi ci vediamo domani. Ciao.